Allora, vabbè, torniamo a fare un breve accenno alle obbligazioni facoltative e quelle ad oggetto cumulativo, perché ci siamo dimenticati nel video sulle obbligazioni alternative di parlare dell'obbligazione ad oggetto cumulativo, quindi siccome più o meno per associazione di idee è meglio diciamo, finché appunto ancora qualcuno si ricorda cosa sono le obbligazioni alternative, andare a specificare quali sono quelle facoltative e quelle oggetto cumulativo, diciamo adesso. Per l'obbligazione facoltativa abbiamo già detto che le obbligazioni alternative si basano appunto su un accordo, mentre le obbligazioni facoltative in pratica, come nel caso delle obbligazioni alternative, prevedono appunto un oggetto, diciamo, della prestazione differente da quello convenuto, e tuttavia l'obbligazione alternativa abbiamo detto è specificamente convenuta, mentre invece l'obbligazione facoltativa si presenta appunto nel momento in cui il debitore, magari se non riesce ad adempiere con la prestazione convenuta, offre al creditore magari di adempiere con una diversa prestazione. A quel punto il creditore può sempre rifiutare e chiedere invece l'adempimento e agire per l'adempimento, oppure così come anche può sempre rifiutare l'adempimento parziale, diciamo. Oppure può accettare in tal caso l'obbligazione da semplice diventa appunto un'obbligazione facoltativa. Quindi l'obbligazione facoltativa in comune è fatto di una pluralità comunque di oggetti di prestazioni, se non che appunto nel caso dell'obbligazione alternativa sono precedentemente convenuti e lasciano appunto ad un soggetto specifico e se non è altrimenti convenuto comunque al debitore la possibilità di scegliere appunto esattamente quale obbligazione, come estinguere l'obbligazione, cioè a quale, diciamo, prestazione riferirsi per l'adempimento, mentre invece l'obbligazione facoltativa, in pratica, una volta che viene accettata dal creditore, se il debitore appunto gli offre una prestazione diversa e quindi facoltativa, in pratica ha una conseguenza diversa rispetto all'obbligazione alternativa, perché come sappiamo le obbligazioni alternative la conseguenza derivante appunto da una situazione di impossibilità di adempiere dell'oggetto a prestazione crea tutta una serie di conseguenze con riguardo appunto alla colpa comunque che può avere il soggetto riguardo appunto all'impossibilità di adempiere, creditore o debitore, in rapporto a quello diciamo, si considera eventualmente diciamo, la privazione del diritto potestativo di scegliere quale obbligazione adempiere, appunto nel caso in cui esempio creditore la colpa sia del creditore e la facoltà di scelta spettasse al debitore e pertanto in quel caso appunto l'obbligazione si estingue, oppure eventualmente il debitore può scegliere se adempiere ancora, però discrezionalmente se adempiere all'altra prestazione. Mentre invece nel caso di obbligazioni facoltative, che cosa succede? Se vi è impossibilità di adempiere, in pratica il debitore è liberato e quindi chiaramente garantisce meno il creditore rispetto ad un eventuale, pur essendo sempre diciamo, una situazione che prevede una pluralità di prestazioni, nei fatti l'obbligazione alternativa, che è specificamente preventivamente convenuta, tutela meglio chiaramente le parti. Mentre l'obbligazione ad oggetto cumulativo è, diciamo, sempre un'obbligazione che condivide con le obbligazioni alternative il fatto di una pluralità di prestazioni. Se non che, mentre nell'obbligazione facoltativa, come sappiamo, si deve scegliere diciamo, come estinguere l'obbligazione e quindi a quale diciamo, prestazione di quelle convenute dare esecuzione, nell'obbligazione ad oggetto cumulativo, in pratica cioè, l'obbligazione si estingue quando tutte quelle prestazioni che formano appunto la pluralità delle prestazioni di quell'obbligazione ad oggetto cumulativo vengono eseguite, quindi c'è cioè, diciamo, una pluralità di adempimento, quindi in pratica nell'obbligazione ad oggetto cumulativo, diciamo, alla pluralità delle prestazioni corrisponde anche alla pluralità degli adempimenti, mentre invece nell'obbligazione appunto di insomma, alternative, scusate, un lapsus. Le obbligazioni alternative alla pluralità delle prestazioni corrisponde comunque all'univocità dell'adempimento. Adesso andiamo a parlare invece di obbligazioni solidali.